Nel corso della storia, certi personaggi hanno rivoluzionato il mondo grazie al loro talento culturale, tecnologico, conoscitivo, spirituale e scientifico. È affascinante sapere che, a volte, basta una sola mente per dare il via ad un cambiamento che influenzerà per sempre il corso della storia. Questi personaggi sono l'orgoglio delle rispettive nazioni a cui appartengono, ma non sempre la storia di queste persone rivoluzionarie è chiara, anzi, spesso nascondono dei retroscena che sono in grado di riscrivere completamente la vita di un particolare personaggio storico. Colui che per tutti è il simbolo di una determinata nazione, può in realtà essere una convenzione nazionalista basata sull'ignorare certi aspetti chiave storiografici. Un esempio di questo atteggiamento lo possiamo trovare analizzando la vita di Leonardo da Vinci. Riconosciuto come genio italiano assoluto, questo personaggio storico che ha cambiato per sempre il mondo nasconde un retroscena importante. Infatti esiste un dettaglio sconvolgente: Leonardo da Vinci non è al 100% italiano. Come più volte fatto notare da diversi storici, il padre di Leonardo, Piero da Vinci, era sposato con una donna di nome Caterina che, secondo gli studiosi, era una schiava domestica, e in quel particolare periodo le schiave più numerose erano tartare, ovvero mongole, importate da genovesi e veneziani. Non a caso, molti dettagli della vita di Leonardo da Vinci combaciano perfettamente con i metodi di vita orientali. Lui era mancino e, come i cinesi, scrive da destra a sinistra, per questo sviluppò una scrittura a specchio. Inoltre Leonardo era vegetariano, e il vegetarianesimo è di origine orientale. Proseguono dicendo, lo sfondo della Gioconda è assolutamente cinese. I cinesi dipingevano quel tipo di paesaggi da più di 6 secoli. Questo fatto si lega perfettamente con la teoria che il soggetto del famoso dipinto sia proprio sua madre orientale. Ovviamente il fatto che Da Vinci sia più o meno italiano non toglie alcun merito al suo genio, ma dobbiamo riconoscere che questo genio è stato fortemente ereditato dal mondo orientale e non da quello italiano. Tuttavia esiste anche un altro personaggio storico che ha dei retroscena ancora più interessanti. Stiamo parlando di William Shakespeare, che, come vedremo, probabilmente non era affatto inglese, ma di origini italiane. La versione ufficiale vuole che Shakespeare sia nato e formato culturalmente a Stratford-upon-Avon, piccola cittadina delle Midlands occidentali. Proprio per questo, i biografi e gli storici non riescono a spiegare l'enorme differenza stilistica e conoscitiva di Shakespeare rispetto agli altri autori a lui contemporanei. Infatti è da notare che non esistono prove e tracce che Shakespeare abbia compiuto studi universitari o che abbia intrapreso viaggi al di fuori del Regno Unito. Ed è qui che le informazioni iniziano a mancare in maniera sospetta. Infatti nelle opere shakespeariane sono presenti ricostruzioni molto fedeli di città e aspetti politici italiani pressoché sconosciuti in Inghilterra. Il fatto che Shakespeare sapesse così bene gli usi e costumi di determinate regioni d'Italia senza che lui stesso li abbia mai approfonditi o visti in prima persona, ha alimentato la curiosità di diversi ricercatori. Questi ricercatori, col tempo hanno trovato un filo conduttore che lega proprio l'origine italiana del presunto Shakespeare inglese. Questa teoria spiegherebbe perfettamente, in effetti, la perfetta conoscenza di luoghi e leggi italiane e la differenza stilistica rispetto ad altri autori dell'epoca inglesi. Infatti, come sostiene il ricercatore Martino Juvara, Shakespeare sarebbe in realtà un siciliano di nome Michelangelo Florio, che, per evitare di essere perseguitato per motivi politici, finì in Inghilterra cambiando identità. Ma il primo a notare delle interessanti corrispondenze tra Michelangelo Florio e William Shakespeare fu il giornalista italiano Santi Paladino già nel 1927. Infatti, studiando attentamente la vita di Michelangelo si possono notare delle analogie interessanti. Esso nacque a Messina nel 1564 e si rivelò subito essere un bambino prodigio nel campo culturale. Studiò greco, latino, storia, inoltre, fece numerosi viaggi in tutta Europa avendo modo poi di studiare in maniera approfondita la lingua inglese. Tutti questi talenti gli permisero di avere una vita agiata una volta giunto in Inghilterra, tant'è che il suo genio culturale venne subito riconosciuto, e lavorò come importante insegnante di lingua italiana e traduttore di opere, come il Decamerone. Ma ci sono anche delle particolari e curiose coincidenze con la vita di Shakespeare, a cominciare dal nome stesso. Infatti la madre di Michelangelo Florio si chiamava Guglielma Crollalanza. Infatti se questo nome viene tradotto in inglese e reso al maschile diventa esattamente il nome che noi tutti conosciamo, William Shakespeare. Ricordiamo che Michelangelo Florio si era trasferito in Inghilterra cambiando identità per sfuggire alle persecuzioni politiche che avevano colpito la sua famiglia e causato la morte del padre, Giovanni Florio.
Un'altra coincidenza sono i nomi di certi personaggi delle opere shakespeariane, come per esempio l'Amleto, in cui compaiono i cognomi di due studenti danesi, Rosencrantz e Guildenstern, che frequentarono l'università di Padova e che Michelangelo aveva conosciuto davvero. Accettare la teoria che William Shakespeare, in realtà, è solo un nome d'arte di un importante scrittore italiano riuscirebbe a spiegare perfettamente la profonda conoscenza di dettagli pressoché sconosciuti all'epoca, e riuscirebbe anche a spiegare la profonda conoscenza linguistica che la versione ufficiale non riesce a motivare. Ovviamente forse non sapremo mai la verità, anche perché è comprensibile tenere nascoste certe rivelazioni per salvaguardare l'orgoglio nazionale inglese, che altrimenti perderebbe la riconoscibilità di colui che è considerato il più grande drammaturgo di tutti i tempi. Tuttavia, è interessante essere a conoscenza di avere, forse, un'altra mente geniale italiana che ha contribuito a cambiare il concetto di opera teatrale e di arte in tutto il mondo. Se il video ti ha fatto riflettere e lo hai trovato interessante, lascia un like, condividilo ed iscriviti al canale. Inoltre, se vuoi approfondire altri misteri e cospirazioni, segui la pagina Instagram di Settore Zero. Link in descrizione. Grazie per la visione ed attenzione.